Fischia il vento e furia la sera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Un rapporto epistolare abbastanza intenso con una partigiana che si chiama Didala Ghilarducci. Ha scritto un bel libro, Partigiana per amore. Suo marito è stato ucciso durante la resistenza in Toscana. L'ho visto porta a porta una sera perché sapevo che c'era lei, era l'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. E Bruno Vespa nel 2008, come usa lui fare, mettere le scenografie con quelle grosse domande che lui porge in modo così retorico al suo pubblico. Guerra di liberazione o guerra civile? Cioè, ancora oggi, dopo 60 anni, Bruno Vespa, dalla TV di Stato, ci chiede se quella lì, dal 43 al 45, fu una guerra di liberazione o una guerra tra italiani, che tutto sommato uno la pensava in un modo, uno nell'altro, e si facevano la guerra tra di loro. In realtà, insomma, anche se oggi è scomodo per tanti dirlo, la verità stava da una parte, gli aguzzini stavano da una parte sola. E oggi c'è un concetto di verità così elastico, così soggettivo, che si rimette in discussione tutto. Come dice lo stesso Paolo Finardi poi alla fine nel libro, la storia non è una macchina cui va fatta la revisione ogni 5 anni, la storia in quegli anni fu scritta ed è quella resta. Era giusto che si scrivesse una parte di verità che non c'è ancora, non era stata scritta. Ripeto, la storia viene rivista e viene rivista in un modo probabilmente sbagliato, ma soprattutto si tende a gettare un pochino di fumo su questa vicenda della Volante Rossa. Cioè, per molti giovani che non sanno che cosa è, purtroppo giorni fa qualcuno ha scritto un comunicato firmandosi Volante Rossa. Dopo tanti anni è stata usata questa sigla. Quindi la Volante Rossa è stata o mitizzata o criminalizzata. Se si fosse fatto un discorso serio, preciso, storico, contestuale della Volante Rossa, adesso probabilmente, credo io, forse giornalisti come Panza farebbero la cronaca rosa. Mi ricordo che quando ero ragazzo io, a scuola, bene o male, si faceva male, ma si studiava l'educazione civica. Adesso a scuola, se uno chiede ai ragazzini di una certa età che cos'è la Costituzione, forse neanche sanno rispondere. E quando la Costituzione non si risponde, è più facile anche demolirla. Se io mi ricordo 20-30 anni fa, se qualcuno si fosse solamente azzardato a dire proviamo a cambiare la Costituzione, insomma si sarebbero rivoltati personaggi e personaggi. Oggi qualcuno si permette di dire io cambio la Costituzione da solo. Su questa cosa qui forse bisognerebbe tenere un po' più alta la guardia, e non solo, riguardo al discorso della memoria, questa è una testimonianza importante, e forse l'unica, per ora l'unica di questo tipo, e permette di dire no, che le cose stanno, dalla viva voce di chi l'ha vissuta, le cose stavano veramente così. E ripeto, non c'è una storia soggettiva, c'è la storia del nostro paese, che ha detto con chiare lettere chi erano i colpevoli, chi ha portato l'Italia al disastro e chi invece l'ha cercato di liberare. Non ci sono via di mezzo. Io spero che questa storia resti scritta in questo modo. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire.